Ercolano ricorda Paolo Borsellino e le vittime dell'attentato di Via D'Amelio. Palazzo Borsellino nel comune Oplontino ha ospitato questa mattina la cerimonia pubblica per commemorare il giudice della Procura di Palermo e gli agenti della scorta uccisi nella strage mafiosa di Via D'Amelio a Palermo avvenuta il 19 luglio di 24 anni fa. Ai nostri microfoni il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto. Oggi ricordiamo la strage di Via D'Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. È stata una giornata terribile che ha condizionato tutti quanti noi, ma soprattutto oggi siamo qui per dimostrare che Ercolano è una città che lotta contro la camorra tutti i giorni. Ad Ercolano i vertici della camorra sono stati assicurati alla giustizia grazie al coraggio dei commercianti e grazie al lavoro eccezionale delle forze dell'ordine e della magistratura. Io come sindaco non posso fare altro che ringraziare loro e dimostrare il mio impegno tutti i giorni in favore della legalità. Intervenuto anche l'ex sindaco di Ercolano, Nino Daniele, presidente dell'associazione anti-racket FAI di Ercolano e oggi assessore al Comune di Napoli. Cercare sempre in fine in fondo la verità sullo stragismo politico mafioso nel nostro paese e soprattutto per rilanciare costantemente l'impegno e la lotta contro le mafie e contro ogni forma di violenza. Ogni forma di violenza oppressiva che calpesta i diritti e la dignità di ogni persona, di ogni essere umano. L'iniziativa ha visto la presenza inoltre del procuratore aggiunto della Procura di Torre Annunziata, Pierpaolo Filippetti. Paolo Borsellino e il suo sacrificio rappresentano un esempio per tutti noi magistrati, ma per tutti quanti i cittadini, perché il sacrificio di Paolo Borsellino ci indica appunto quelli che sono i valori del coraggio, della democrazia, della legalità, della giustizia, che sono assolutamente fondamentali per poter vincere la mafia, la camorra e le altre forme di illegalità.